Oggi parliamo, vi faccio vedere tutti i libri che ho, Bookshelf Tour, e scoprirete che cosa c'è nascosto dietro quelle scatole. Ok, sarà lungo, sarà disordinato, probabilmente divertente. E sì, quello è il mio nuovo Muffin di Asmovie. Meraviglia. Va bene. Quindi abbiamo Roald Dahl, Gli Sporcelli, P.S. I Love You di Cecilia Ahern, Shogun di James Clavell, L'amore ai tempi del colera di Gabriel García Márquez, The Once and Future King di T.H. White, All the Bright Places di Jennifer Niven, Il magico regno di Landover di Terry Brooks, Fixer Up di Tessa Bailey, Lover or Loser, sempre di Tessa Bailey, Chi è morto alzi la mano, un po' più in là sulla destra, Io sono il tenebroso, L'uomo dei cerchi azzurri di Fred Vargas, o Vargas, La cattedrale del male di Falcones, La storia dei sogni danesi di Peter Oeg, Le notti bianche di Dostoevsky, Otello di Shakespeare, Leggere Lolita a Teheran di Azar Nafisi, Quando cadrà la pioggia tornerò di Takuchi Ichikawa. Volevo farveli vedere in fila, che sono Arcipelago Gulag volume 1, 2 e 3 di Aleksandr Solzhenitsyn. Non ho mai capito come pronunciarlo, ma va bene così. Ho smesso di fare il russo, quindi non dovrebbero esserci problemi. Gulag di Anne Applebaum, non mi ricordo se è tedesca o americana. Poi Companiero di Jorge G. Castañeda, dei libri o dei manga in giapponese, che non so ancora leggere, quindi I demoni guerrieri di Ishikawa Jun, Ricordi di un eremo di Kamono Chomei, Diario di Izumi Shikibu, La narrativa giapponese moderna e contemporanea di Bienati e Scrollavezza, e poi Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, The Wild Girls di Rory Power, Le quattro casalinghe di Tokyo di Natsuo Kirino, Il ritorno del re, Le due torri, La compagnia dell'anello di Tolkien, Ready Player One di Ernest Cline, Children of Blood and Bone di Tomi Adeyemi, Royal Assassin di Robin Hobb nella versione illustrata, Incendiary di Zoraida Cordova, Girl Serpent Thorn di Melissa Bashardoust, Crescent City di Sarah J. Maas, The Boy, The Mole, The Fox and the Horse di Charlie Mackery, The Never Tilting World di Rin Chupeco, Norwegian Wood di Murakami Haruki, Storia della Russia di Roger Bartlett e Bone Crier's Moon di Katrin Purdy, Illumine, Gemina, Obsidio di Amy Kaufman e J. Christoph, The Flasher di Beth O'Leary, Nevernight, Godgrave, Dark Dawn di J. Christoph. Parliamole di quanto sono belli tutti e tre insieme finalmente in questa edizione paperback. Sono così felice. Spellslinger, adesso con le pagine colorate da me, Shadow Black, Charmcaster, Soulbinder, Queenslayer e Crownbreaker di Sébastien de Castell, The Final Empire, The Well of Ascension, The Hero of Ages di Brandon Sanderson, Assassin's Apprentice, Royal Assassin e Assassin's Quest di Robin Hobb. Moving down, 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 moving down. Diventerai adulto quando perdonerai i tuoi genitori di Gerard Salem, Warm Bodies di Isaac Merion, Vita di una donna licenziosa di Yara Saikaku, Una guida all'Italia con un gatto che fa da guida, tutto in giapponese. Monster volume 1, Monster volume 2, Monster volume 3, volume 4, volume 5, volume 6, 7, 8 e 9 di Naoki Urasawa. Sopra di quelli ci stanno alcune cose di Feilut e Saga volume 1, The Bone Witch, The Heart Forger, The Shadow Glass di Rin Chupeco, Daughter of Smoke and Bone, Days of Blood and Starlight, Dreams of Gods and Monsters di Lainey Taylor, The Kiss Quotient di Ellen Huang, Birthday Girl e Punk 57 di Penelope Douglas, The Binding di Bridget Collins, Loki di Mackenzie Lee, Il male di David Lozzano, che è il secondo libro nella trilogia della Porta Oscura. Leggetelo perché è un bel retelling di Dante.
La storia infinita di Michael Ende? Cuore di cane, Diavoleide, le uova fatali di Bulgakov, Tutti i figli di Odanzano di Murakami, Le cronache di Narnia di C.S. Lewis, Queste oscure materie di Philip Pullman, I pilastri della terra di Ken Follett, Il bibliotecario di Mikhail Elizarov, Cigni selvatici di Jung Chang, Fiabe popolari russe di Afanasev, Il giro del mondo in 80 giorni di Verne, Nel cuore di Yamato di Aki Shimazaki, Voglio prenderti per mano di Ann Hood, 000 di Saviano, Shantaram di Gregory David Roberts, I diari della mezzanotte di Scott Westerfeld, Tutto Sherlock Holmes di Conan Doyle e Infinite Jest di David Foster Wallace. E poi qua abbiamo quelli che sono preferiti oppure ancora da leggere ma troppo grandi da mettere in altri punti. The Duchess Deal di Tessa Dare, The Night Circus di Erin Morgenstern, Outlander di Diana Gabaldon, Il crisantemo alla spada di Ruth Benedict, Storia del Giappone di Carolia Gatti, Excalibur, Il cuore di Denver, La torre in fiamme, Il tradimento, e fu così che caddero, La spada perduta di Cornwell. Quelli che sono caduti sono The Score di Elle Kennedy, Pivot Point di Casey West, A Court of Mist and Fury di Sarah J. Maas, Good Boy di Sarina Bowen ed Elle Kennedy, The Unbecoming of Mara Dyer di Michelle Hodkin, From Look of With Love di Mariana Zapata, The Afterlife of Holly Chase di Cynthia Hand, Empire of Storms, Queen of Shadows di Sarah J. Maas, e poi abbiamo Dune, Messia di Dune e Figli di Dune che non riesco a togliere da lì perché sono troppo incastrati, poi abbiamo The Name of the Wind di Patrick Rothfuss, The Slow Regards of Silent Things, Wise Man's Fear e la mia altra copia di The Name of the Wind, che anche questi sono troppo messi bene per toglierli. E questo in angolino abbiamo The Tea Festival e The Tea Dragon Society di Katie O'Neill e poi le versioni illustrate di Harry Potter, che non ho voglia di tirare fuori. Qua sotto ci sono i libri dell'università, che non ha senso che io vi tiri fuori. E infine, signori e signori, andremo a vedere che cosa c'è sotto, o meglio, dietro le console. Allora, il quantitativo di sudore che io sto producendo in questa situazione è allucinante. Non è allucinante poco, allucinante molto. Allora, qua ci sono due pile di classici della letteratura di Repubblica. Sono tutti quanti... In un video che ho fatto ho un progetto di leggere tutti quanti i classici che possiedo. Non ne sto leggendo molti. E vabbè, lasciamo stare. Qua c'è tutta quanta la serie di Jacqueline Carey. Abbiamo Il dardo della rosa, La prescelta dell'erede e La maschera e le tenebre, che sono la prima trilogia, che è la trilogia di Kushiel. E poi abbiamo la trilogia di Imrel, che è successiva a questa. E li hanno divisi in due, perché Nord ha fatto così. Quindi sono il primo, che è composto da Il trono della stirpe e Il sangue del traditore. Il secondo è uno di questi due, anche il terzo è uno di questi due, e sono La spada e la promessa, Il bacio e il sortileggio, Il principe e il peccato, e La sposa e la vendetta. Non sono male, ve li consiglio. E poi qua ci sono altri classici che ancora aspettano di essere letti da me. E tutti quanti questi, allora, questi sono preferiti. E rimangono qua perché non li sto praticamente mai leggendo ogni volta. E questi qua perché lontani dagli occhi, lontani dal cuore. Ho poi una scatola di libri che sto cercando di vendere, che sono Fai bei sogni di Massimo Gramellini, Tenebre e ghiaccio di Libardugo, Il bell'Antonio di Vitaliano Brancati, Il dio del massacro di Yasmina Resa, Dracula di Bram Stoker e The Phantom of the Opera, Margot di Julian Grenfell. Io questo non l'ho comprato, mi è stato mandato da Bookmoch perché sono delle persone orribili. Teorema di Pasolini, L'illusione del bene di Cristina Comencini, Two Words Newborn di M.M. River, Vogliamo tutto di Nanni Balestrini. La maggior parte di questi sono dell'università, se non si era capito. Altri libertini di Tondelli, La chiave a stella di Primo Levi, Memoriale di Volponi e Vedrò Singapore di Piero Chiara. E poi ho la parte della vergogna. Allora, questa busta, questa e quest'altra almeno,
E poi anche questa scatola, e non mi ricordo nemmeno che cosa c'è dentro, figuriamoci. Questi qua sono tutti quanti manga. E vabbè, li lasciamo da parte, perché oggi parliamo di libri. E qua dentro ho Gli ambasciatori del mare di Liliana Bodoc, Shiver di Maggie Stiefvater, Un attimo un mattino di Sarah Rainer, un'altra copia dell'Ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón, Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson, Akiko di Michela Cavaliere e La moglie del califfo di René Adie. Ok, siamo arrivati alla mensola. Su questa mensola ci sono libri già letti. In teoria doveva essere quella dei preferiti, ma vabbè, le cose magari cambiano oppure no, e questi li ho messi in ordine di altezza. Throne of Glass, Crown of Midnight, Air of Fire, Kingdom of Ash, che mi sono bloccata nel annotarlo perché mi stava annoiando, quindi l'avevo già letto in ebook e poi mi sono rotta le palle di rileggerlo. A Court of Frost and Starlight, A Court of Thorns and Roses, A Court of A Court of Wings and Ruin. Non so perché nella mia mente è sempre Ruins, però va bene lo stesso. Simon vs. The Homo Sapiens Agenda di Becky Albertalli. No, non ho letto il secondo, non l'ho letto. Ink di Alice Broadway. Non sono così interessata al resto della serie di Ink, però mi piacciono le copertine, quindi vorrei comprarle solo per quello. Però perché comprarli se non li leggo? Però mi sembrano fighissimi, quindi li vorrei. Poi, La sombra del vento di Carlos Ruiz Zafón. Questa qui mi è stata regalata dalla mia insegnante di spagnolo del liceo. The Diviners di Liba Bray. Prima o poi lo avrò nell'edizione con tutti gli altri. White Hot Kiss, Stone Cold Touch, Every Last Breath di Jennifer Armentrout, Him, Us di Serena Bowen e Adele Kennedy, Princess in the Spotlight di Meg Cabot, Split Second di Casey West, Stay di Serena Bowen e Adele Kennedy, The Evolution of Mara Dyer e The Retribution of Mara Dyer di Michelle Hodkin, che sono il secondo e il terzo della serie, The Kiss of Deception, The Heart of Betrayal, che non ha più questa copertina, e sono ben felice di aver preso questa perché è blu ed è fighissima, mentre l'altra mi pare che sia verde, anche il primo non è più lo stesso. E poi The Beauty of Darkness, che è il terzo libro della trilogia, The Cruel Prince di Holly Black, Perdersi di Liza Genova, non so come si pronuncia, I cartoni di Lui e Lei di Liletta Eli e Max Rambaldi, The Raven Boys, The Dream Thieves, Blue Lily Lily Blue e The Raven King di Maggie Stiefvater, Colpa delle Stelle di John Green e La Ladra di Storia di una Ladra di Libri di Marcus Zusak. Ok, potrei cadere da un momento all'altro, se sentite urlare sono io, non preoccupatevi di questa roba qua, è soltanto cera, ma non avevo voglia di toglierla, quindi. The Deal, The Mistake, The Goal e The Chase di Elle Kennedy, Storia di druidi, maghi e non morti. Questo qui dovrebbe avere anche da qualche parte una dedica. Eccola qua, che me l'ha regalato Virginia. Credo che fosse un Kickstarter o un crowdfunding. Bellissimo. The Wicked King di Holly Black, Layer of Dreams, The Devil Breaks You. Ah, io il mio inglese, eh? E poi The King of Crows di Liba Bray, Apricorn Cove di Katie O'Neill, The Queen of Nothing di Holly Black, Sorcery of Thorns di Margaret Rogerson nell'edizione di Fairyloot, L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón, l'edizione quella della Mondadori illustrata, Sandman volume 1, Sandman volume 2. Questi qua non sono in ordine, non ne ho voglia di metterli in ordine di uscita, quindi vi dico solo qual è il primo e credo di ricordare qual è l'ultimo. Grazie a Newton Compton perché ci sono scritti dentro qual è. Questo qui è il quarto, ed è il gioco del vampiro. Questo è L'alba del vampiro, che è il primo. Chiedi alla luna, dovrebbe essere l'ultimo. Un bacio prima di morire, penultimo dovrebbe essere. L'ombra del cuore. Newton Compton ha smesso di scrivere che numero fossero, quindi ok. Desiderio di sangue. L'abbraccio della notte. La tentazione del vampiro. E I peccati del vampiro.
E ora li devo rimettere perché sennò mi cade tutto addosso. Cioè, non addosso, ma addosso il modellino di Luca. E quello sarebbe suicidio di coppia. Perché lui... Ah, no! Ok. Lui ucciderebbe me se succedesse qualcosa a questo modellino. E ne avrebbe ragione. Oh, ok. Qua metto quelli che prendo in biblioteca o quelli che non sono miei e che devo ridare o dare via. In questo caso, gli scomparsi di Chiar di Luna. Io sono un gatto di Soseki. La versione di Io sono un gatto ma manga. Jane Eyre di Charlotte Bronte. Il secondo volume della ragazza in riva al mare. The 50 Years World di Mark Z. Danielewski. Qua ci sono dei fumetti, Brigada, I pescatori della mezzanotte, Lei e il suo gatto e i primi quattro volumi di Monster Allergy. Tutti questi sono troppo messi bene per toglierli da lì. Con queste due mensole abbiamo finito. Quindi è finito anche questo bookshelf tour. Sto sudando a livelli osceni. Vado a farmi una doccia. Ah, mi dispiace se è stato lunghissimo, ma immaginatevi per me. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!